Ci spostiamo a Bra per la cerimonia finale di premiazione del progetto Lo Sport Fortifica, lo studio Nobilita. Si è svolta sabato l'auditorium della Cassa di Risparmio di Bra Gruppo B per la cerimonia finale di premiazione del progetto Lo Sport Fortifica, lo studio Nobilita, fortemente voluto dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione di Bra, capitanata dal presidente Paola Ballocco con il valido supporto del segretario Giuseppe Sibona. Con il patrocinio del CONI Nazionale, del MIUR Cuneo e del quotidiano La Stampa, la manifestazione ha visto la fattiva partecipazione e collaborazione dell'AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, sezione provinciale di Cuneo e del gruppo comunale di Bra, Nicoletta Gorna. Grazie al supporto della Fondazione CRB, rappresentata dal vicepresidente Luciano Piana e dei componenti il comitato di indirizzo Margherita Teste e Patrizia Franco, unitamente al segretario generale Luisa Astegiano, dopo la valutazione di una commissione di esperti, sono state assegnate 12 posti di studio a studenti meritevoli nello studio, nel comportamento e nello sport, ricordando anche 3 angeli vicini alla donazione degli organi, Fabio Bosco, Carla Gaveglio e Simona Rossi. In sala a rendere onore al momento di festa anche il sindaco di Bra Bruna Sibile, gli assessori Gianni Fogliato, Luciano Messe e Fabio Bailo, l'assessore allo sport della città di Carù Nicola Stellino, Francesco Mana, coordinatore attività trapianti dell'azienda ospedaliera Santa Croce Care di Cuneo ed il direttore della Cassa di Risparmio di Bra Gruppo Biper filiale sede Giuseppe Guerriero. Al termine della cerimonia di premiazione sono state assegnate diverse benemerenze dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport. L'atleta dell'anno 2018 ad Ettore Sanino, il premio alla carriera a Mauro Corino e il premio Domenico Selle ad Ermanno Domenico Gotto e Franco Cappelletti. Nomina a saggio di Gian Gregorio Carnevale, uomo Overland. Riconoscimenti a Maria Teresa Furci, a Giacomo Berrino per averci omaggiato le riprese video e a Telecupole per la messa in onda. Siamo qua nell'auditorium della Cerebra per questa bellissima manifestazione che lega i ragazzi allo sport e allo studio. Noi come Unione Veterani dello Sport, sezione di Bra, crediamo molto in questo premio. Premiamo questi ragazzi che si distinguono sia nello sport, quindi nelle materie scolastiche, che nello sport e nello studio. Oggi a questa bellissima manifestazione dei veterani dello sport siamo stati presenti anche noi, l'AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule, ha voluto unire al binomio scuola e sport anche la parola solidarietà, per sensibilizzare tutti alla donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule per le oltre 9.000 persone che sono in attesa di trapianto. Sono particolarmente lieto a nome della Fondazione Cassa di Risparmio di dare inizio a questa cerimonia di premiazione del progetto AIDO, lo sport fortifico, lo studio Nobilita. La Fondazione da sempre sostiene questa iniziativa, che ritiene sia 2 punti cardine per la formazione dei giovani, lo sport e lo studio.